Siamo in diretta al termine di una partita caldissima, veramente ad alti livelli. Lo Scordia ha giocato benissimo, ha dimenticato subito la partita di domenica a Paternò. Allora, mister Serafino, una partita decisa, come capita spesso in questi casi, da un episodio, una rimessa sbagliata. Poi il giocatore Leone, che ovviamente insomma si porta la palla con la mano, va a crossare, e Nassi la sbaglia, la mette dentro, Scerra segna il gol e poi subito dopo l'espulsione di Provenzano. In quei 5 minuti praticamente si è finita la vittoria. No, ma guarda, gli episodi ci possono stare, ci possono essere. È chiaro che una partita tirata, una partita combattuta, loro è chiaro che hanno rispettato il campionato, l'hanno fatto in maniera troppo eccessiva, mi auguro che lo faranno fino alla fine. Eravamo venuti qua consapevoli di poter fare un risultato positivo per rimanere accese le speranze di poterci salvare direttamente. È chiaro che i ragazzi hanno dimostrato veramente oggi, con questa prestazione che hanno fatto, di fare un altro miracolo. Siamo fiduciosi e fino alla fine purtroppo non possiamo fare i conti, dipende tutto da noi. Ecco, dipende tutto da noi. Allora, mister, visto che dipende tutto da noi, bisogna dire subito a Scordia che per domenica prossima sarà fondamentale l'apporto, perché se si dovesse vincere contro il Milazzo già si sarebbe tre quarti ancora in eccellenza. Questo bisogna dirlo subito per evitare equivoci. Ma guarda, noi intanto ci meritiamo questi due giorni di riposo e dato un giorno in più ai ragazzi di recupero. A Milazzo ci penseremo da martedì e sappiamo che per noi è una partita fondamentale, è una partita difficile contro una squadra che secondo me gioca il calcio migliore insieme al Marina di Ragusa in questo girone, è allenata da un ottimo allenatore e sappiamo che se non diamo e non mettiamo il cuore oltre l'ostacolo sarà dura. Mister, ormai non si possono fare più calcoli, questa è la rosa, ma anche la Provenzano, però rientrerà tornatore, ma diciamo che oggi una nota veramente vorrei dedicarla a Guida, è rientrato dopo una lunga assenza ed è stato davvero uno dei giocatori migliori in difesa. Ma guarda, io avevo detto ai ragazzi all'inizio di stagione, questo gruppo è iniziato insieme e deve finire insieme. Abbiamo fatto di tutto, io e la società, di farlo rientrare, perché insieme dobbiamo finire nel bene e nel male. I ragazzi ci credono, io ci credo fortemente, dobbiamo solamente credere tutti in quello che siamo realmente, in quello che è lo Scordia Calcio. Grazie mister.